Ragazzi, adesso vi farò sentire e vedere quanto imprego intanto che guido. Buona visione. Oh, innanzitutto devo uscire da questo cazzo di parcheggio di merda e spero di non silurare quello dietro. Opla. Dici che ce la faccio in 15 manovre? Ah, le luci, giusto. La merda. Io che sono un occhio di lince per queste cose, no? Mi è venuto il primo parcheggio L della vita e adesso non riesco più a uscire, però. Ah, che vita di merda! E la freccia che non funziona. Chissà che quota siamo di parolacce già dette. Amore, navigatore. Guarda, ci sono due che vogliono farsi uccidere. Tiriamoli sotto. Aiutiamoli. Aspiranti suicidi, ciclisti, donatori d'organi, depressi cronici, tutti a me. Ci pensa l'Ale, venite da zietta Ale. La zia Ale vi combinerà un grande disastro, vi mescolerà un pochino gli organi interni. Pop, pop, pop. Giocherà a Shanghai con le loro ossicine. Quindi ho deciso di almeno di guadagnarci. Tanto su YouTube ti insultano sempre, almeno che mi insultano per un motivo. Ah, saluto la stronza che mi ha insultato l'ultima volta. Poi se ne è prese 200, cioè eravamo 201, poi quasi l'ho fatta piangere. Guarda, mi sono sentita in colpa, ma in colpa. Ah, ne ho fatte tante di cose cattive nella vita, ma ne avessi fatte di più, cazzo. Sono un po' picia. Non so cosa succede lì in mezzo, cioè, ci sono i fantasmi. No, perché sta strada è illuminata, no? Con un lumicino della bici, no? Che bello, c'è una bicicletta, tiriamola via. Tiriamola sotto. Quanti punti sono? Sinistra, me lo ricordo. All'altra sinistra. Poi destra, giusto? Merda. Devo avere dei problemi mentali tra sinistra e destra. La sinistra alternativa è detta anche destra estrema, no? Poi un giorno devo essere passata un po' col rosso perché mi dimentico sempre di questa abitudine tedesca di mettere la freccia all'angolo. E per me era verde, era un verde alternativo, un verde da daltonico, no? Un po' sul rosso. Traversato senza freccia, quanti insulti sono? Stronzo, testa di minchia! Sto che mi accendo con i fari, si fare in culo, Madonna. Ma è un'abitudine, lui non mette mai la freccia, sono cazzi suoi dove va! Fatevi tutti i cazzi vostri, adesso devo andare io a sinistra però. Beh. Invece con noi, cioè, ci sono insulti di tutti i tipi, tipo questa testa di minchia, dove cazzo va? Cioè, o freni o vai, deciditi. Figa, ma guidano tutti come me. E io guido col culo. Ma almeno me lo so, forse per me non guiderei neanche, guarda. Non mi sarei data la patente da sola. A Praga sono riusciti a saltare dal ponte e a non riuscirci, si sono spaccati tutte e due le gambe e ci sono troppe navi che hanno chiesto i soccorsi, cazzo. Non riesci neanche, quindi non andatevi a ammazzare a Praga, soprattutto non saltate dal ponte di Carlo, che è tanto bello, ma non serve per i suicidi, mi sa che è troppo basso. Il tizio si è spaccato due gambe, però è sopravvissuto e poi le navi che passavano. Merda, ho sbagliato, eh. No, giusto? È giusto. Scusi, adesso passo io, me ne furto. Avrei potuto uscire anche dopo. Vabbè, l'abbiamo confusa abbastanza. Adesso basta guidare di merda. Tra l'altro faccio questa strada tutti i santi giorni e se non sto attenta la sbaglio. Porca puttana. Potrei farla 3 anni, ma ho un senso dell'orientamento di merda. Guido col culo e infatti i risultati sono che divento di un nervoso intrattabile.
poi ovviamente essendo stronza per natura me la prendo con gli altri. Però almeno so come mi comporto, no? Non è che sono come certe merde che non si prendono mai la colpa. No, minchia, è colpa mia, figa. Se non so orientarmi in un cesso grosso così, non so orientarmi. È la verità. Questo dove Cristo va, prima qui, poi lì, poi a destra e poi a sinistra. Solo io posso fare queste cose. Come ti permetti di fare lo stronzo? Anche tu? Di sbagliare strada? Ma scusami, ma in Germania non sono tutti precisi? Faccio quello che posso. Adesso devo entrare in autostrada, quindi sono 15 bestemmie. Fatemi entrare, punto. Che cazzo. Ecco, anche questo vedi che ha fatto quello che facevo io. Cazzo, fai pezzo di merda. Ma va che stronzo, vai a schiantarti, cazzo. Non ho dietro camion, io divento solo nervosa quando ho davanti un camion dietro un altro camion. Così non mi dà problemi. Che però è una situazione che capita sempre durante la settimana, ce ne sono troppi in giro. Dovrebbero un po' chiudere queste ditte di trasporti e licenziarci tutti. Tanto è già successo una volta nella vita. Ah, ringrazio gli stronzi che mi hanno licenziato, eh. Proprio di cuore. Grazie che mi fai passare, testa di cazzo. Ma minchia, esplodi. Adesso mi calmo. Metto la freccia e vado. Sì. Ciao tesoro. Poliziotto, così poi dopo. Quant'è insulto a pubblico ufficiale in Germania? Ci prendiamo un anno dentro, no? Adesso spero che la testa di minchia sia soddisfatta. Vaffanculo. Comunque ti sei cagato sotto, di la verità. Ubarashung, che vuol dire sorpresa. Ubarashung, femminile. Mi metto a insegnare tedesco online. La vedo bene. Puttana che frenata. Adesso mi uccide perché ho messo la terza, proprio il mio istinto. Visto? Ha funzionato. Non subito. Adesso ci buttiamo praticamente nel campo non illuminato, dove non sai com'è la strada. Che bello. Ah, oh, Dio in carriola, che palle. Fa salire la tensione nervosa. Quando è che arriviamo? Guarda, avevo quasi resistito a dirti questo, eh. 29 minuti di resistenza è il massimo che puoi pretendere. A me sembra di guidare per un tempo infinito, cioè che si dilata il tempo, no, quando guido. Ma basta testa di minchia, ma mi spieghi perché mi ha sorpassato per poi no, non è andato neanche a schiantarsi contro il camion lì davanti, che sfiga. Io infilerei delicatamente quei fari in culo, proprio, ma con gentilezza, per favore, posso infilarti i fari in culo? Guarda, potrebbe anche piacerti, eh. Intanto si vede che ho studiato al Politecnico di Torino perché sono una persona fine e non bestemmio mai.